potrebbe arrivare a processo in meno di 6 mesi il congolese Gerlin Butung, il 20enne, detenuto nel carcere pesarese di Villa Fastigi per rapina aggravata, violenza sessuale di gruppo e lesioni aggravate. L'unico maggiorenne del branco che la notte del 25 agosto scorso ha violentato a Rimini una turista polacca sulla spiaggia di Miramare, picchiato l'amico e stuprato una prostituta transessuale peruviana sulla statale. Per la procura di Rimini, il procuratore capo Paolo Giovagnoli e il sostituto Stefano Celli potrebbero chiedere per il congolese il giudizio immediato, come prevede la legge, entro 6 mesi dall'arresto. Le prove contro di lui sarebbero sufficienti perché c'è il riconoscimento da parte delle persone offese, l'ammissione dello stesso Butungo di aver preso parte al branco, i racconti dei complici minorenni. Contro il ventenne congolese, ovviamente anche le prove in mano alla squadra mobile di Corso d'Augusto, per la richiesta della procura, che dovrà essere valutata dal GUP senza udienza preliminare ma solo sulla scorta della documentazione raccolta, non servirebbe attendere neanche la prova del DNA per chiedere il processo immediato nei confronti di quello che viene considerato il leader del gruppo. Per i minorenni, i due fratelli marocchini di 15 e 16 anni e il nigeriano di 16, deciderà la procura del Tribunale dei Minori di Bologna.